certe parole non hanno fatto bene a nessuno, credo, non ha fatto piacere a nessuno, neanche a chi l'ha pronunciata e poi si è visto virgolettato nei giornali. Parla dell'inchiesta, onorevole? Parlo dell'inchiesta, parlo dei fatti di questi giorni. Detto questo, noi siamo leali al centrodestra, siamo leali all'elettorato di centrodestra, siamo convinti che ci siano le condizioni per cui il centrodestra possa tornare a vincere e a rinnovare un'amministrazione che in termini di qualità amministrativa ha lavorato benissimo, i problemi derivano da altre vicende. Siamo un partito profondamente garantista, è stata fatta una riflessione fra i partiti del centrodestra e la decisione alla quale siamo arrivati è quella di rinnovare la candidatura ad Alessandro Grillo. Così l'onorevole Stefano Mugnai, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore regionale degli Azzurri, conferma la decisione del partito di sostenere la candidatura vista del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nonostante la bufera giudiziaria. Il nome del primo cittadino di Arezzo è infatti iscritto nel registro degli indagati nell'ambito della maxi inchiesta Coingas Multiservizi e Destra al sindaco e la procura che lo scorso 22 giugno aveva inviato ai 13 indagati gli avvisi di chiusura e indagini preliminari contesta i reati di abuso d'ufficio e favoreggiamento. Noi siamo garantisti che quindi la presunzione di innocenza la si deve sempre e quindi ci mancherebbe. Io sono fiducioso che questo non accada, il problema non è un rischio, se poi c'è una sentenza di condanna a primo grado con la normativa vigente la giunta cade, quindi questo era uno degli elementi di riflessione politica che noi abbiamo posto sul tavolo. Ci sono state presentate tutta una serie di garanzie rispetto alla, come dire, alle ottime possibilità che tutto si possa concludere con, in maniera molto trasparente, con come dire, il fatto che le persone che oggi hanno ricevuto gli avvisi di garanzia ne possono uscire nel migliore dei modi possibili, quindi noi non abbiamo elementi per poter contestare questo e quindi siamo fiduciosi che questa accada. Certo, sarebbe un problema non di poco conto, soprattutto in una città come Arezzo che di queste vicende ha memoria non troppo antica, quindi abbastanza recente, se dovesse risuccedere qualcosa di questo tipo, però noi siamo fiduciosi che tutto si risolva nel migliore dei modi, insomma da ciò che leggiamo credo ci siano tutte le condizioni per cui questo possa accadere. Magari consigliamo un atteggiamento un po' più cauto magari nella prossima amministrazione, nel momento in cui si individuano persone di fiducia, nel momento in cui si commentano i fatti dell'amministrazione.